Non solo spiagge e mare, borghi e colline, montagna, agriturismi e masserie, escursioni e crociere. Ferragosto ha fatto registrare un boom di presenze in Puglia anche nei luoghi della cultura, che sono stati tra le mete più gettonate: musei, castelli e parchi archeologici. Tra il 13 e il 15 agosto scorsi sono stati quasi 9.000 coloro che hanno scelto di arricchire le proprie giornate di vacanza scegliendo la cultura. A rendere noti i dati è la Direzione Regionale Musei Puglia, che evidenzia l'importanza delle aperture straordinarie per musei, castelli e parchi archeologici. Un grande richiamo sfruttato appieno da chi ha voluto optare per il turismo alternativo al mare e alla montagna. Il sito che ha fatto registrare l'afflusso più alto di visitatori è stato Castel del Monte, con più di 4.500 ingressi. Si tratta del 62% in più di presenze rispetto all'anno scorso. Migliaia di persone hanno visitato il Maniero Federiciano nelle 3 giornate appena trascorse, con picco di ingressi tra domenica e lunedì. A seguirlo sono stati il Castello di Bari, con 2.000 presenze, cifra triplicata rispetto al 2021, e la Fortezza Sveva di Trani. Più di 600 curiosi hanno scelto di conoscere il monumento che guarda il mare. Ottima prestazione anche sullo sperone del Tacco d'Italia, il Gargano. L'area, che entro fine anno sarà potenziata dal Museo Archeologico Nazionale Matteo Sansone di Mattinata, nel weekend di Ferragosto ha registrato un boom di presenze a Siponto, parco archeologico, con quasi 500 ingressi, e a Manfredonia, castello e museo archeologico, con quasi 300 presenze. La cultura è stata protagonista inoltre nel Barese, a Rubo di Puglia, dove, complice la mostra Collezionauta Capolavori attraverso il tempo, allestita nel grottone di Palazzo Jatta, sono stati totalizzati quasi 300 visitatori. E numeri importanti sono stati registrati pure a Egnazia, con oltre 200 ingressi, a Canne della Battaglia, Monte Sannaccia Gioia del Colle e ad Altamura, con visitatori con oltre i 100 ospiti. I fruitori sono giunti da ogni parte d'Italia, riportando in Puglia anche la componente straniera, con un balzo del 50% rispetto agli ingressi del 2021 nelle stesse giornate. Anche sul confronto con i dati precedenti alla pandemia di coronavirus, il Ferragosto appena trascorso inorgoglisce la Direzione Regionale Musei Puglia. Nonostante i flussi di turisti provenienti dai paesi extraeuropei non siano ancora a livello del 2019, Casa del Monte ha già raggiunto l'80% dei numeri riferiti a quell'anno, considerato l'anno d'oro dei musei italiani, mentre il Castello Svevo di Bari è già a livello del 2019.